Bentrovati con TG Architettura, siamo a Vienna. Un nuovo tassello si è aggiunto al campus dell'Università della città, il Department of Law and Central Administration, firmato Kreb Studio. Due edifici di 200 metri si sviluppano da ovest a est in una successione di elementi colorati che rallegrano l'atmosfera. Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo degli spazi esterni per creare un luogo vivace, utilizzato dagli studenti anche come punto di incontro e di socializzazione. A Marsiglia sorge il Centre de Conservation des Ressources del MUCEM, realizzato dallo studio Corinne Bezzoni & Associates. Il centro ospita il museo, le collezioni, la biblioteca e gli archivi scientifici. Lo studio ha disegnato un edificio in cemento grezzo in cui gli elementi color ocra si oppongono a quelli in cemento bianco riflettente, generando un gioco di contrasti e allineamenti nella composizione. Uffici e sale espositive sono sistemati in una dimensione più protetta rispetto alla rumorosità del contesto nel quale si colloca l'edificio. Lo studio Veneto MMP Studio ha realizzato a Silea, in provincia di Treviso, nel parco naturale del fiume Sile, una casa in legno il cui progetto è stato guidato dai vincoli ambientali, dalla forma del lotto, dall'ecologia ed anche dall'archetipo della casa rurale. La struttura portante è in X-LAM, accoppiata con isolanti in fibra di legno, intonacati per raggiungere la classe A di risparmio energetico, ormai un elemento imprescindibile. La copertura è in tegole di cotto, i materiali naturalmente sono tutti ecologici. Torna anche in questo 2014 il concorso La Ceramica e il Progetto, un concorso di architettura dell'industria ceramica italiana pensato per portare nel mondo uno degli argomenti che spesso trattiamo anche su questo nostro canale, ovvero la ceramica italiana. Il bando mira a premiare la migliore realizzazione fatta sia in Italia che all'estero di architetti e interior designer con piastrelle in ceramica italiana nelle categorie edifici residenziali, commerciali ed istituzionali. Il vincitore di ogni categoria si aggiudicherà un premio non indifferente, 5.000 euro.